Ti chiedo subito un po' com'è stato, quanto è stato facile o se è stato difficile magari fidarsi per raccontare un documentario su tuo padre. Beh, con Giorgio è stato molto facile, infatti ho aperto l'archivio, se no non l'avrei fatto. Io dico sempre di no a tutti, anche quando mi chiedono di partecipare alle varie manifestazioni che fanno. Sono felicissimo che le facciano, sono molto contento, infatti ringrazio anche online se lo fanno, fanno dei tributi, ma non partecipo mai, in rarissimi casi partecipo. E tanto di meno apro l'archivio, il mio archivio dei ricordi, perché non ho intenzione a volte di condividere delle cose belle che mi voglio tenere gelosamente nel mio cuore, no? In questo caso invece sì, con Giorgio sapevo della sua onestà sia intellettuale che artistica, ho preferito invece condividere tutto quello che potevo perché si sarebbe arrivati a un risultato molto più che decente. Troppo buono e non posso che essere felice di questo, e questo anche perché voglio dire, ci conosciamo non da ieri e neanche dall'altro ieri, nel senso che abbiamo già collaborato in molte cose, molte delle cose che sono lì dentro sono anche nate da, per esempio, c'è quella bellissima versione al laureato bis con Ligabue di Ci vuole orecchio, e la band era capitanata da Paolo con Andrea Braido alla Un chitarra, giovane Paolo giovane Paolo. e il maestro Paolo Tomelleri a Sì, sassofono. beh, ma ci siamo divertiti tanto. Mamma mia. A proposito del lavoro di archivio, no? È eccezionale quello che c'è, questa ricerca che c'è stata. Quanto è stata interessante farla, quanto è stata difficile anche. E beh, è stata molto difficile perché proprio c'era tanta roba e quindi, sai, scegliere quando c'è talmente. E onestamente, ci sono tante cose belle che sono restate fuori, però su questo io ho tenuto anche in gran conto il suggerimento di Nicola Giuliano, che è stato il produttore fondamentale del film di Nico, che mi ha detto: devi sintetizzare. Io avevo fatto una prima versione, adesso non so a dire, che durava 105 minuti, poi 103, poi ha detto: devi stare sotto i 98. E così è stato. Devo dire che alla fine, onestamente, Paolo, ha avuto Sì, ragione certo. lui. Perché esci dal cinema, esci dal film con la voglia di sentirlo ancora. E noi questo l'abbiamo sentito dalla gente. La gente stasera non voleva andare via dal cinema. È stato Avrebbe bellissimo. voluto vedere uno spettacolo dopo. Sì. E non è escluso che non si Non possa. escludo che lo faremo, che lo Allora vi potremo chiedo fare. entrambi qual è la modernità di Ezio Iannacci oggi? Beh, la modernità è quella di riuscire ancora a vedere l'altro, a vedere dentro un'anima, dentro una persona, no? A vedere quello che sta succedendo nei meandri di un pensiero, di poterlo interpretare e di poterci così ridere su o enfatizzarlo. E portarlo alle stelle. La modernità è quella di dire cose pesanti in modo leggero. Questo, secondo me, è una delle doti fondamentali di Enzo Iannacci, che riusciva in tre parole a dipingere un quadro, a raccontare una situazione, a raccontarti una storia. E che, se vuoi, è anche quello che hanno fatto i rapper. Perciò, per esempio, J-Ax è un grande fan di Iannacci. Sai chi è un altro grande fan? L'ho scoperto, ma non lo sapevo. Frankie Hi-Energy. Ma certo. Ma mi ha messo un like, capito? Sono quelle cose che scopri, capito? Vabbè, insomma. Frankie è molto molto bravo, poi è un artista impegnato Sì. che sono contento di aver conosciuto, c'è molta stima reciproca. Certo, non posso anche Paolo, ovviamente, che chiedervi la canzone preferita. Allora, io dico la tua, è il Mandy Reese, la sua. Lui lo sa già perché. Lo so, perché infatti l'ha anche montata a volte anche contro il volere di qualcuno che Sì, no, però no, io lo metto. lo sai che l'ho difesa sino alla fine, quindi. Certo, ma Ha è avuto giusto. ragione. Sì, Devo dire che durante la cosa mi ha detto: avevi sì, ragione. perché ha il Mandy Reese ha questo connotato proprio
cinematografico, sì, neorealista. Sì. E la mia invece, che fa un altro film, è musical, si chiama Musical, è un brano del mio... Una bellissima canzone. 1980. Che purtroppo non l'ho messo, 80, perché, 1980. Però è molto bella. Ed è un altro film di Iannacci, che tu ovviamente conoscerai anche tu, vero? Dici di sì, ma non è... No. Sì, sì. Dici di sì. No. Sì? Certo, o è no? E no? No, è sì. sono molto sincero. Però, no, sul serio. Comunque ci sono talmente tante canzoni e tante persone. Ma no, ma la bellezza è poi anche... Non conoscere i brani, ma anch'io, io sono un ignorante totale invece su determinate cose, ma la bellezza proprio in questi casi è riuscire a conoscere grazie a un film, grazie a una citazione. Sì, sì, e infatti esatto. La cosa più bella che mi può capitare quando faccio dei concerti è poter suggerire qualcosa, o con gli arrangiamenti, o con la sonorità, o proprio con i brani, perché un giovanissimo o anziano, chi vuoi, prende questo spunto e magari si va a cercare e poi trova altri 4, 5, 10 artisti che fanno questa cosa e poi ne trova altri 10, ne trova altri 20, ne trova altri 100. E la cultura così si propaga. Soprattutto anche nel cinema, canoni estetici, letterari. Le citazioni, io vado ormai, c'è un amico che si chiama Paolo Re, che è un autore, e andiamo avanti 50 minuti a fare citazioni, parliamo con le citazioni dei film, capisci? Sergio, ma c'è stato qualche documentario di riferimento per questo lavoro o è un lavoro a sé stante? Ma io penso che, guarda, tutti i lavori sono lavori a sé stante, nel senso che il documentario non è un format, fortunatamente, perché non è un varietà. Quindi il format è l'artista, è ovvio che tu ti approcci con Enzo Iannacci in modo completamente diverso di come tu ti puoi approcciare a Pino Daniele o magari a Lucio Battisti, capito? Poi sono delle cose comuni, devo dire onestamente, con Paolo Conte ho fatto anche una sorta di prova generale, perché c'erano delle cose e non ti nascondo che quando ho girato Paolo Conte ho chiamato Paolo e abbiamo registrato una parte dell'intervista che sta lì, ma ce n'è ancora di più, anche molto bella, che prima o poi tireremo fuori. Quindi quella è l'unica cosa di connessione, anche se le storie sono completamente diverse. Però, come dire, Enzo Iannacci è talmente un pianeta inesplorato che non ti può ispirare a nessuno. Poi io ho un paio di registi e di autori di riferimento, uno dei quali è Penn Baker, che è il regista dei documentari di Bob Dylan e Rolling Stone, ma è una cosa mia, non è relativo a questo documentario. Ok. Grazie mille. Grazie a te. Grazie davvero.